ce lo dovrebbero mettere il decoder? Sulla fronte, perché se noi avessimo un bel decoder in fronte, quando parla il nostro Presidente del Consiglio, capiremmo quello che dice. Guardate, vi ho fatto anche la maschera nuova. Bella, eh? Anche le orecchie smontabili. Questo che è? Guarda. Per la circoncisione, mi hanno detto. Boh. Comunque. Purtroppo questa nuova si sta ancora cicatrizzando, devo usare la vecchia. Ecco, dicevo, se noi avessimo un bel decoder sulla fronte, quando parla quest'uomo, decodificheremmo le sue parole. Italiani, messaggio a reti unificate. Come sapete, purtroppo o per fortuna, la vita nel nostro paese si sta allungando, le pensioni vanno quindi tagliate. Se non le tagliassi io, le taglierebbe la prossima legislatura e mi prendo quella che considero un'amara ma inevitabile responsabilità. E non è finita qui. Non solo l'Italia sta invecchiando, l'Italia sta anche rincoglionendo. Se non la derubassi io, la deruberebbe la prossima legislatura e mi prendo anche questa che considero un'amara ma inevitabile responsabilità e pertanto, visto che lavoro per voi 24 ore su 24, vi prego perlomeno di stare col sorriso sulle labbra perché il pessimismo non ha mai aiutato nessuno e a quanti continuano ostinatamente a criticarmi, io ricordo che a un certo punto le elezioni io le ho vinte, gli italiani le hanno perse e sarà pure il caso di prendere atto di quello che è un dato di fatto. Lo sapete? Questo i giornali comunisti non l'hanno detto, l'Unità non l'ha scritto, io sono stato su 56 milioni di persone l'unico che ha vinto le elezioni. Sarà che lo sottolineo perché ho una mentalità chiara venendo dallo sport, so bene che quando si vince, quando si perde si compra l'arbitro. Pertanto, dovendo andare avanti, si spera, nei prossimi 10 anni, insieme a braccetto, vi prego di essere ottimisti. Adesso, per esempio, sono riuscito ad abbassare le tasse, che non succeda che quando avete speso questi 8 euro mi ritornate subito indietro a dire li ho spesi. Questa anche si chiama collaborazione. Non li spendete. Investiteli, fate qualcosa e non tornate da me perché sono stanco di queste lamentele, soprattutto sulle tasse, che non è stato facile e non capisco. Pago, prediti non la paga, ma ve faccio un condono all'anno, ancora che mi state a chiedere quando abbassi la tassa, minchio! Ma per chi la pagate questi tassi? Fatemi capire. Per lo Stato la pagate, ma lo Stato è robuzza, lo Stato non serve a niente.
Non ci dovete dare soldi allo Stato, lo Stato è pericoloso, ci pensiamo noi a proteggervi dallo Stato. Non ve dovete stare a imbecciare di politica, che la politica è una cosa sporca. I politici sono tutti ladri. Spesso non hanno la più vaga idea di come si conduca un'azienda. Noi non siamo di politica, noi siamo uomini di business, siamo. E tutte queste regoluzze, regoline, ci scassano i coglioni, stiamo cercando. Di semplificare la burocrazia che soffoca l'imprenditoria. Ora, per esempio, aboliremo definitivamente lo scontrino fiscale. Ci troverà un sistema più pratico per valutare un'attività commerciale. Si entra in un negozio, si dice bello questo negozio, complimenti, centrale, tanta bella gente ci viene. Complimenti, tutto un fiammabile al suo negozio. Per la staffanza. E non crediate alla propaganda di questi giornali comunisti, giornali tra l'altro mezzo vecchio, superato, obsoleto. Ma cosa la legge questo giornale? Ma il culo che ci volesco questo giornale comunista, 50 anni di comunismo abbiamo avuto, pure Andreotti comunista. Ma come? Fino al 1980 fa il mafioso, poi siccome Mattarella muore ammazzato comincia a fare il difficile. Allora quando ti va bene bene, quando c'è qualcosa da fare ti incazzi. Coi magistrati sono andato a mettere, ma coi magistrati ti vai a mettere. Ma che non lo sai che non sono normale magistrati. Pure te stessi costituzionali ci vanno da fare, non sono normale. Ma se uno decide di fare un giudice magistrato vuol dire che non è normale, che non ce l'ha tutte le rotelle a posto se decidi di fare un giudice. Ma perché non te fai i cazzi tuoi come tutto quanto l'altro? Le risate comunque che ci siamo fatte la prima volta, la seconda non ce le siamo fatte. La prima volta che ci volevano chiamare a testimoniare a sto processo SME, non ci volevamo andare, non ci volevamo andare. A un certo punto ci è venuta l'idea di andare a fare la dichiarazione spontanea. Perché quando fai la dichiarazione spontanea, quelli non ti possono controinterrogare, le risate! 85 minchiate ci ho detto in due ore, chi da Bocassini verde, stavo, non poteva dire niente, le risate! L'hanno mandato in televisione integrale senza una parola di commento, la gente che l'ha vista ha detto minchia, chi su ragione ha, ve l'ha risa! Concludo dicendo naturalmente sempre dalla parte dell'Italia che lavora, e portami due arancini, la verifica è chiusa, e via Follini che mi ha rotto il cazzo, dalla parte dell'Italia che produce.